inaugurazione di questa mostra d'arte del gruppo artistico-culturale Magunta. Questa mostra per noi ha un'importanza molto alta, possiamo dire. È la conseguenza di una presentazione del libro dei 55 anni che è avvenuto il 23 ottobre a Confcommercio, alla Sala Turismo, dove abbiamo presentato il nostro libro che racconta 55 anni di una associazione storica di Milano che ha avuto la sua luce grazie a delle lotte, delle persone che hanno manifestato in mezzo alla strada per avere il diritto di poter fare una mostra nella vita. Nel 62, nel 63 non era possibile fare queste cose. Bruno De Cercio, un presidente, un fondatore, andava a manifestare vestito da carcerato perché l'arte era stata messa in prigione. Non c'era la possibilità di esprimersi in mezzo alla strada. Questo è un piccolo aneddoto che Carmine De Cercio, la figlia, ha raccontato sul catalogo che abbiamo pubblicato, che a me piace raccontarlo proprio per il significato di De Cercio, che ha voluto portare in questa maniera ed è riuscito a ottenere questa mostra. Nel 64, perciò sono 55 anni. Dopo di Bruno De Cercio c'è stato Aldo Cortina e dopo Aldo Cortina l'ultimo presidente è stato Romualdo Cantarini, che dovrebbe essere ancora in vita, provato a una serie malattie, però ha dovuto dare dimissioni. Io sono Poggiani Guidola, sono il nuovo presidente di Magunta che da 4 anni sta portando avanti questo compito. Questo compito di preservare quello che è la storicità del gruppo di Magunta con gli artisti che abbiamo oggi presenti in contemporanea a quello che è il valore di questa associazione storica. Un valore inestimabile, perché se ci guardiamo alle spalle ha una storicità, ha una sua storia, ha un vissuto di persone che hanno visitato questa mostra ineguagliabile. Tant'è vero che il Comune di Milano ha voluto riconoscerlo con la Perugino d'Oro anni fa, e questa è una testimonianza. E tutti gli artisti che sono presenti oggi, purtroppo non abbiamo full, no? tutto esaurito, abbiamo la metà dei nostri artisti per impegni vari e altre situazioni, ma è una dimostrazione di cosa siamo capaci, di cosa rappresentiamo e della diversità degli artisti in questo momento. Abbiamo anche un artista di Roma, abbiamo un artista anche dalla Svizzera, tanto per dirti che gli artisti italiani vengono ben volentieri a fare la mostra in via Magunta. Tanto è vero l'esempio dello scultore che era gemellata via Magunta con via Magunta di Roma. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere nuovamente degli artisti di Roma qua presenti. Tengo a precisarci che ci sono artisti di Milano che ancora oggi, come Paolo Di Rosso, un esempio velocissimo, vanno a fare la mostra in via Magunta. Io volevo ringraziare il presidente del Municipio 1, Fabio Arrigoni, che è stato presente alla nostra presentazione del libro, e Luca Foschi, che è l'assessore alla cultura. Questi ringraziamenti sono doverosi perché loro ogni tanto, noi non abbiamo molto tempo di seguire tutte le burocrazie, ci segnalano gentilmente alcuni eventi, alcune manifestazioni. E vi do l'anticipazione, tutti gli eventi delle nostre artiste che fanno delle personali presso la sede, in corso di arrivare, e la collettiva di inizio anno, che sarà fatto di sole donne, è stata accolta e verrà pubblicizzata dal Comune di Milano in un palinsesto di quello che è la creatività nella versione donna. E notizia di ieri, mi ha telefonato la Commissione per dare degli accorgimenti tecnici e voglio farvi partecipi perché abbiamo già pubblicato il nostro palinsesto 2020, cosa che direi che tutti quanti voi e tutte le persone che frequenteranno la mostra raccogliessero e sarebbe un buon post per il 2020 per venirci a trovare. Sono qua con Mario Martinello, non a caso. Farei un applauso a Mario.
governo dovrebbe essere accompagnato da Emilio Formenti. Mario Bernardinello, l'opera va annunciato, e Emilio Formenti. Emilio Formenti ha avuto un problema di traffico, è rimasto imbottigliato, se ne scusa molto. Perché questi due artisti? Perché questi due artisti, come Mario ha potuto intervenire, erano presenti alle prime edizioni di Bagutta e hanno raccontato degli aneddoti, ci raccontano delle situazioni che hanno vissuto in questo inizio di questo percorso. E noi abbiamo voluto ospitare questi due artisti perché per noi è un privilegio, per me è un amico, per Mario, ma è un privilegio avere due persone che possono raccontare di quello che è la storia di Bagutta. Io, scusatemi, ma rimarco nuovamente Bagutta, un'associazione unica a Milano. Non ce n'è, mi dispiace per gli altri, siamo qui. No. Nando, lo so che tu non hai di parlare molto, tutto, però come il corso di commercio che ha presentato il libro, giusto due parole, non ti voglio fare più di quello che è stato il percorso di Bagutta, anche perché, permettetemi, poi molti artisti che hanno incominciato con Bagutta hanno avuto un suo percorso, hanno avuto diverse esperienze. Mario fa parte della permanente di Milano, cioè ha avuto il suo percorso, ha avuto una sua carriera artistica che poi l'ha fatto approdare a diverse realtà, perché quest'ultima situazione, oltre alle altre comunità di Milano, sempre dove sono. Ti lascio fare anche io. Credo che 55 anni, poi sono passati di brutto così, tanto, mi sembra di essere ancora l'anno, però questo ci ha invito anche però a dare anche a noi, iniziando più uno stimolo a partecipare, io dico per me, ad avere il contatto con il pubblico, non in galleria così, ma il pubblico, la massa del pubblico che c'era un tempo, che quasi quasi non si riusciva neanche ad avere lenta questo, erano i tempi del boom economico, naturalmente, da 60, 70, eccetera. Però è stata una bella palestra per me, perché ho conosciuto un sacco di artisti, che ancora adesso vi ho elencati nel volume che abbiamo distribuito, che io essendo più giovane mi hanno dato una responsabilità, mi hanno insegnato anche il comportamento. E questo qui posso dire che in Bagutta è stata un po' la mia punta per poter poi proseguire tutto quello che sono state le mie problematiche di lavoro. Complessivamente, adesso con un presidente così vulcanico che mi ha impegnato per i prossimi 5 anni quando ci sarà la nuova festa. Adesso ci ha programmato andiamo avanti. E allora è un modo come mi ha dato 5 anni ancora. E io accetto volentieri, ero ritrovato tutti quanti ancora, perché lui dice tu sei uno dei pochi sopravvissuti. Non sei colpa mia. Non ho proprio detto così di cura. In ogni caso mi farebbe piacere sicuramente ogni tanto quando tengo per manifestazione eventualmente partecipare, perché adesso tutti amici miei perché con tutti, ma così anche con il bravo, perché dopo tanti anni si fanno amicizie, si entra in una specie di tessuto di conoscenze, di incroci, eccetera, perciò io posso sempre ricordarmi bene per Bagutta proprio perché è stato proprio il mio inizio in questa attività di d'arte, io chiamo d'arte. Auguro a tutti voi di avere il massimo di quello che sono le possibilità attuali e soprattutto ai giovani di farlo con impegno, ma con impegno serio. E allora in qualche modo di tutto.
risultati, anche se saranno lunghi, potete avere scritto, saranno 10 minuti, molto lunghi, dopo alla fine arrivano. Cioè, c'è migliorarsi sempre, mai accontentarsi. Grazie. Volevo concludere, scusate, grazie, volevo concludere con dei ringraziamenti doverosi. Innanzitutto a tutti gli artisti che si rendono sempre disponibili a dare una mano al direttivo in tante altre situazioni e al discorso, come faceva Manno in altre occasioni, al discorso di famiglia, di aggregazione, di dare una mano a tutte quelle situazioni di partecipazione a degli eventi, anche perché più siamo rappresentativi tutti quanti gli artisti in determinate situazioni, più è evidente la forza del gruppo. Volevo ringraziare tutto il direttivo, Italia Gasparini, che è lì dietro che non vede niente, Adriano Tommasi, Laura Romenzoni, Anna Tartucci, il vicepresidente che non c'è, che è Marisa Belotti, Karin, dove sei? Eccola là, la nostra Karin, Luciano Curtarello che adesso è in regia e Sebastiano Sutera che mi tiene in fili con la commissione artistica. E l'ho già detto. Anna, due, quali due? No, più che altro perché tante volte ci troviamo alla sera a decidere di prendere delle decisioni per tutti quanti, nel bene o nel male cerchiamo sempre di fare il meglio. Tante volte però la cosa interessante del gruppo Voluta è che facciamo delle informazioni generali a tutti gli artisti, dicendo ok, dovremmo decidere una cosa particolare e coinvolgiamo tutti i soci nella scelta di alcune decisioni, proprio perché vogliamo la coralità di alcune scelte che magari potrebbero essere specifiche o delicate. Un ringraziamento particolare va a quello che è il progetto Arte Passante, nella figura di Camillo De Dori, con l'Associazione delle Belle Arti, perché ci ha permesso, tramite alcune situazioni, di poter venire a fare la mostra all'interno della fabbrica del Vapore. Perché avendo un discorso di collaborazione col comune per altre situazioni, non dico che siamo stati facilitati, però è stato un buon veicolo per poter venire a fare la mostra qui alla fabbrica di Acquapuoto. Io non mi illudo altro, ho detto fin troppo, ho parlato fin troppo per quelle mia consuetudine. Mi sono segnato due o tre cose perché la volta scorsa mi ero dimenticato due punti che non volevo perdere questa volta. Ringrazio ancora tutti quanti gli artisti presenti e gli amici degli artisti e tutti quanti che siete intervenuti in questo momento. Uscite di qua prendendo il calendario dei nostri appuntamenti. Vi ringrazio e spero di vedervi ancora ai nostri prossimi eventi, ma non così numerosi. Di più. Grazie mille.